nuovo interessante video con il nostro reverendo Marco Lupi Speranza, che è già in linea con noi. Buongiorno, buongiorno Marco. Quindi gli cedo subito la parola ed entriamo direttamente nel vivo della nostra puntata. Sì, con le scorse puntate abbiamo messo alcuni importanti puntelli storici riguardanti le aspettative religiose ebraiche durante il periodo del Secondo Tempio ed abbiamo esaminato anche il contesto storico bellico. Abbiamo visto quale sia il significato di varie figure rilevanti nell'ambito della Torah, collegandole con la classe politica dell'area israeliana e egiziana. Oggi ci spingeremo più indietro, andando al periodo del Primo Tempio, l'epoca di Re Salomone, e poi ancora oltre per vedere quali costituenti hanno funto da premesse allo sviluppo dei testi sacri che poi tra le varie strade che prendono arrivano anche ai libri di Enoch che costituiscono il fulcro di tutta questa nostra trattazione. La fase che potremmo definire storica del Vecchio Testamento la troviamo ripartita tra due figure predominanti, anticamente Abramo con l'entrata in Egitto e poi Mosè all'uscita da quel paese. Chiaramente questi personaggi li troviamo anche nel corpo testuale di Enoch. Si tratta quindi di una fase storica con un inizio e una fine ben marcati dagli episodi che ruotano attorno a questi due personaggi. Una fase storica però, come già abbiamo visto, che seppur argomentabile sul piano reale, nulla ha a che vedere con il popolo ebraico di cui si avrà traccia solo 3 secoli più tardi. Alcuni frammenti ritrovati a Qumran appaiono come un'introduzione ai libri di Enoch e viene detto che Abramo, durante il suo soggiorno in Egitto, utilizzava questi testi come supporto didattico nel suo predicare. Ovviamente, utilizzava un'edizione differente da quelle che sono giunte sino a noi. Infatti, senz'altro, i frammenti di Qumran sono ovviamente di redazione successiva, sebbene raccolgano interessanti materiali antichi. Poi abbiamo il secondo e il terzo libro di Enoch, che sono di produzione ebraica, anche molto tarda, ovvero dopo la distruzione del Secondo Tempio. Senz'altro tutti di produzione ebraica, anche se reperiti in aree geografiche ben distinte e in lingue differenti. Ma poiché i manoscritti di Qumran attribuiscono ai libri di Enoch, o perlomeno alla raccolta originale del primo libro, una funzione liturgica, niente meno che ad opera di Abramo, bisogna ben capire chi fossero i redattori di questa introduzione ai testi e se la loro affermazione risulta coerente con altri elementi legati al primo libro. Vediamo quindi che il testo di 1 Enoch è scritto in aramaico post-esilico, veicolando quindi temi tradizionali di origine babilonese e suggerendo che Abramo avesse portato con sé delle documentazioni raccolte in età matura nel corso del suo viaggio. E cosa ne fa Abramo di questi scritti? Li legge al cospetto del faraone e quindi si trova in Egitto. Ricordo a chi fosse interessato ad avere dei riferimenti storici precisi, con anni precisi, perlomeno per quanto consentito chiaramente dalle tolleranze storiche, che potete trovare una spiegazione completa e dettagliata nel libro L'Alba degli Dei, che è uno sviluppo storico che parte proprio dall'analisi dei libri di Enoch. E quindi vediamo che i testi di Qumran vogliono dare credibilità a tradizioni provenienti dalla Mesopotamia, terra di origine di Abramo e transitate poi per l'Egitto, dove verosimilmente sono state sottoposte a degli aggiustamenti. La cosa curiosa è che la vita di Enoch è caratterizzata in certi aspetti da un viaggio simile a quello di Abramo, che adesso andiamo a vedere brevemente. Enoch nasce sulla costa dell'attuale Arabia Saudita che dà sul Golfo Persico all'epoca di dominazione ugualmente sumera. Si sposta a Ur, in città dove si mette a predicare. Non avendo la qualifica di sacerdote ad Ur, viene quindi riconosciuto da alcuni come profeta. Enoch, o Idris come viene chiamato nel Corano, assieme a altri cittadini, decide di abbandonare la città ormai corrotta da una classe sacerdotale avida e lasciva. Si sposta qui in Egitto e precisamente a Heliopolis, che era la capitale dove poi morirà e verrà sepolto. Si possono infatti riscontrare nei libri di Enoch vari elementi molto precisi e difficilmente falsificabili da un semplice copista o compilatore non edotto, che ci permettono di accertare questo punto.
Lo abbiamo già detto, la letteratura ebraica protognostica ci riporta che Enoch muore, viene tenuta una cerimonia funebre alla presenza di molti notabili convenuti anche da località remote, e poi viene sepolto per mano dei suoi figli. Abbiamo già parlato della questione dell'età, per cui Enoch era più giovane di quello che normalmente si pensi. Come è tipico per i profeti, anche Enoch aveva superato la soglia dei 40 anni. E in base ai calcoli muore pochi anni più tardi. L'altra cosa da sfatare è che Enoch fosse un poveretto che viveva di stenti in qualche casa senza tetto in mezzo al deserto. Innanzitutto viveva a Heliopolis, capitale dell'Egitto, e quindi parliamo di una città di considerevoli dimensioni. Si tenga conto, ad esempio, che in Mesopotamia ora aveva oltre 1,5 milioni di abitanti, per cui Heliopolis sarà stata più o meno delle stesse dimensioni. La cosa interessante che notiamo è che si parla dei suoi familiari fatti radunare dal figlio. Più precisamente, questo termine indica tutte le persone che vivevano nella sua residenza con una nota di subordinazione, trattandosi quindi certo di parenti, ma anche servitori e guardie a vario titolo. Adesso vediamo il caso di Abramo. Nasce in Mesopotamia, rimane orfano molto giovane, poi conosce Tera, da cui viene adottato. Tera era un sacerdote che veniva dalla zona dell'Indostan, lui e la sua famiglia, così come molti altri, in un flusso migratorio pressoché costante. Ricordiamo infatti che all'epoca la siccità costringeva anche intere popolazioni a spostarsi attraverso ampie aree geografiche. Ricordiamo prima la siccità nella zona dell'Indostan, poi quella che ha afflitto la Mesopotamia, e in seguito sarà la volta dell'Egitto e così via, fino a rovinare quei territori riducendoli a delle pietraie. Ecco quindi che Tera e Abramo si conoscono, presumibilmente nella città di Ur, in Sumeria, dove Abramo eredita l'incarico di sacerdote dal padre adottivo e si unisce al flusso migratorio mentre la siccità incalza, dando origine a progressive carestie. Ecco che quindi si sposta, risalendo l'Eufrate, con la sua famiglia a seguito, così come stavano facendo anche molti altri. Percorre cioè l'odierno Iraq in direzione nord, fino ad arrivare nella zona di Harran, che oggi si trova nell'estremo sud della Turchia, presso il confine con la Siria. Svolta poi verso sud in direzione di Damasco e prosegue tenendosi ad ovest del Mar Morto, oltre Beersheba. Arriva quindi in Egitto e viene detto che si stabilisce a Zoan, dove poi avrà contatti con il faraone. A parte il fatto che nella realtà storica non si rileva alcuna città con quel nome, evidentemente, però per parlare con il faraone, Abramo avrebbe dovuto essere là dove il faraone risiedeva. E possiamo quindi notare che Zoan non è il nome della città, come molti si ostinano a sostenere dopo aver letto la Bibbia, ma semplicemente la dizione antica di Sion. Con il nome Sion, normalmente, si fa riferimento a Gerusalemme. Il termine ebraico significa qualcosa come sopraelevato o prominente. E quindi, poiché abbiamo già visto nelle scorse puntate come i nomi biblici abbiano principalmente un valore di funzione e non di nome proprio, vediamo che Sion, Sione, Zion, Zion, Zoan sono la stessa cosa e indicano in buona sostanza la capitale di un territorio. Nello specifico, in questo caso il territorio della corrente sionista che nasce come tale in Egitto e si stabilisce poi a Gerusalemme, venendo progressivamente permeato dal popolo ebraico che, essendo seminomade, non era originario né della Palestina né dell'Egitto. In Palestina la capitale è Gerusalemme, mentre in Egitto all'epoca era Eliopolis, e quindi tutto torna. Alla fine dei suoi giorni, Abramo verrà sepolto a Hebron, che è una cittadina chiamata anche Al-Khalil in suo onore, in arabo significa l'amico, che oggi rientra nel territorio della Cisgiordania. Sì, vediamo un attimo quello che è stato il viaggio di Abramo, perlomeno secondo quanto ci racconta la Bibbia. Abramo ufficialmente parte da una località al sud della terra di Sumer, nella zona dove il Tigre e l'Eufrate si incrociano, dove oggi c'è lo Sheta al-Arab, no? C'è questo fiume che unisce i due grandi fiumi della Mesopotamia.
quindi segue questi fiumi verso nord, quindi risale verso l'Ararat, verso l'Urartu, compie quindi un ampio giro al di sotto dell'Anatolia. E ne discende poi verso la terra di Canaan, la terra ufficialmente la terra promessa. Ecco che questo viaggio in realtà, come insomma sappiamo tutti, non è né voluto direttamente da Abramo né ha seguito quella che poteva essere la strada più logica, ossia direttamente da Oriente a Occidente, ma per arrivare alla terra di Canaan, ma ha fatto un ampio giro. Quest'ultimo particolare è dovuto al fatto che lui doveva passare a nord, probabilmente perché si fermò in altre località, probabilmente per raccogliere altra parte del suo clan, siccome lui era figlio di un funzionario, aveva dei fratelli che seguirono queste attività nella terra di Sumero, comunque in Mesopotamia, e quindi magari per rinforzare, per aumentare numericamente il proprio clan, fece questo ampio giro per raccogliere dei nuovi seguaci. In realtà le tradizioni islamiche ci dicono che il nostro Abramo non era originario di queste terre, ma arrivava più da Oriente e si era stabilito in terra di Sumero. Su questo ci sono dei particolari che possono avvalorare questa tesi, sia per i legami che ci sono fra la terra di Sumer e la valle dell'Indo. Comunque non è argomento di oggi. Quello che ci interessa di più è il perché ad un certo momento un clan più o meno numeroso decide di spostarsi dalla terra di Sumer per arrivare alla terra di Canaan. La Bibbia ci narra che El Shaddai, questa entità che viene poi identificata come Dio, incontra Abramo e gli dice che deve compiere questo viaggio e che dovrà andare appunto in questa terra che gli viene assegnata. Gli dice: raccogli la tua famiglia, le tue genti e parti per questa terra. La cosa era abbastanza comune all'epoca, ossia gruppi più o meno piccoli di persone si spostavano da una zona all'altra. È però curioso che un gruppo che viveva oltretutto con un certo benessere, un certo agio, siccome Abramo era figlio di funzionari, si sposta dalla terra più ricca e più fertile dell'epoca per andarsi a spostare nella terra di Canaan, che certamente non offriva le medesime opportunità né di vita agiata né di possibilità di arricchirsi. Non c'erano ancora i Fenici, non c'era la terra di Canaan, era sostanzialmente una terra abbandonata dove vi erano solamente dei pastori, quindi incuriosisce parecchio questo viaggio, salvo il fatto che vi era un'intenzione, forse questa è la mia idea, da parte dei funzionari sumeri di andare a mettere un controllo anche in queste terre, e quindi può essere che sia questo il motivo, cioè è stato mandato in avanscoperta Abramo per incominciare a controllare questo territorio. Quindi, fatto questo piccolo accenno storico, ripasso la parola al Reverendo e possiamo continuare. Sì, vediamo quindi che nei due casi la comunità di Qumran accettava queste due correnti religiose nate in Mesopotamia e transitate per l'Egitto. Bisogna dunque aspettarsi di trovare nei libri di Enoch
elementi della cultura mesopotamica come in effetti è possibile riscontrare. Allo stesso modo, anche nella Bibbia sono necessariamente presenti gli stessi componenti mitici, ancor più rafforzati in quanto la raccolta ufficiale della Torah, attribuita a Esdra, viene elaborata proprio a Ur, che era la città dove i nobili stavano scontando il loro esilio babilonese, e poi portata a Gerusalemme, caricata di rinnovate simbologie mesopotamiche. Ma quindi questi testi di Qumran a chi appartenevano? Tra poco andremo a vedere. Parlando di Abramo, abbiamo quindi due componenti culturali, quella mesopotamica e quella egizia. Indagando queste due linee storiche, ne vengono fuori delle cose interessanti. Nel caso egizio, stando ai testi di Qumran, Abramo sarebbe un contemporaneo di Ramesse II, vivendo quindi nel XIII secolo a.C. Questo però risulta anacronistico dal punto di vista biblico, visto che Mosè è vissuto circa 100-150 anni prima. Ecco quindi che ci troviamo di fronte a una delle molteplici ricollocazioni testuali operate nella letteratura ebraica, una di quelle che vengono comunemente dette manipolazioni. Resta però indiscutibile l'importanza della figura di Abramo. Seguendo la cronologia della Settuaginta, misurata secondo il calendario dei libri di Enoch, Abramo cade invece nel XXII secolo a.C., data sicuramente più coerente. Peraltro, l'analisi minuziosa delle corrispondenze simboliche sovrapposte all'Abramo storico punta senza ombra di dubbio alla Mesopotamia, con tradizioni che possono essere fatte risalire al 3000 a.C. Tutti i dettagli legati alle datazioni storiche li potete trovare nel libro L'Alba degli Dei, per cui non starò qui a dilungarmi. Tradizioni così antiche, ci si aspetta, dovrebbero pescare nei miti della creazione mesopotamica. Che i testi ebraici abbiano radici in quelli sumeri, ce lo dicono chiaramente i frammenti di Qumran collegati a Enoch, che potete trovare tutti raccolti e annotati nella nostra edizione analitica. Infatti, nei libri di Enoch viene citato Gilgamesh non come divinità sumera né come personaggio in carne e ossa, ma semplicemente come avo defunto, a cui molti giganti cosiddetti si rivolgono durante la preghiera. Gigante, come si dice, fosse Gilgamesh, e i giganti quanti pregavano per la sua anima. E così arriviamo alla questione dei giganti di Genesi. Allora, la confusione su questo punto non è tema moderno, ma la si ritrova già nel periodo del Secondo Tempio. In una nota originale in ebraico reperita dal lavoro di Morfil, riscontriamo il tentativo mal riuscito di creare un sincretismo tra i giganti del mito accadico e i personaggi del mito egizio, ovvero tra Noè e il dio Ra. La sovrapposizione di alcuni temi narrativi effettivamente esiste, sempre ad opera ebraica, ma altri dettagli non riuscivano a stare coesi, come ho precisato nella nostra edizione analitica. Vediamo brevemente che lo Spirito Santo del cattolicesimo, un principio in sé privo di concretezza, lo si ritrova nel Ruach ebraico, ovvero l'afflato vitale che anima il primo uomo, Adamo. Abbiamo già spiegato che Adamo è un termine generico, collettivo, visto che anche la stessa Genesi lo dice chiaro e tondo in principio, ma poi incolla una seconda parte, un secondo rotolo, in cui Adamo diventa un singolo personaggio, che in realtà non è più quello della prima parte del racconto. Ma quello Ruach altri non era che il Ra del mito della creazione secondo gli egizi, attinto a piene mani dalla precedente figura mesopotamica di Enlil. Va tenuto presente che l'Egitto ai suoi albori è stato un territorio periferico controllato dalla politica dell'impero sumero, molto ampio perché non esistevano altre forze che gli si opponessero se non quelle della natura. E quindi si tratta dei primi esseri umani, gli Anunnaki, figli del cielo, An, e della terra, Ki, ovvero creature dotate di un corpo simile a quello degli animali, ma dotati dell'intelletto. È tutto molto semplice, molto lineare, però a qualcuno la semplicità porta frustrazione, per cui in epoca moderna si sono dovuti inventare la storia degli alieni, ma le conclusioni le lasciamo al buon senso dei nostri ascoltatori. Quando usciamo di casa, vediamo persone nate su questo pianeta, decisamente persone non tutte uguali tra loro, ma se qualcuno venisse da fuori, ce ne accorgeremo senz'altro facilmente. Dunque, per quanto riguarda gli Anunnaki, questi sono diventati
conosciuti in Occidente grazie alle tavolette sumere che sono state ritrovate in grande quantità, insomma, dal 1800, poi soprattutto nel 1900, ma inizialmente, e alcune di queste ancora oggi, non sono state tradotte. Altre invece sono state tradotte in maniera accreditata dagli studiosi. Alcune di queste tavolette riportano quella che è un po' l'epopea della civiltà sumera. In questa epopea si fa riferimento a queste divinità, appunto gli Anunnaki, che secondo l'interpretazione di Sitchin, che con i suoi fortunati libri li ha fatti conoscere in tutto il mondo, queste divinità erano scese dal cielo, essendo originariamente abitanti di un altro pianeta, scendono nella terra di Sumer, prendono il controllo di questa area mesopotamica. Ognuno di essi ha una propria città di riferimento in cui viene venerato appunto come dio locale. Nella formazione del Pantheon vi sono alcuni di questi che sono alleati fra di loro, altri sono nemici e in alcuni casi si combattono. Insomma, c'è una complicata epopea che ne narra le vicende. Questi Anunnaki, secondo Sitchin, discendevano dal cielo con questi oggetti volanti che oggi identificheremo appunto come UFO, e discendevano sulla Terra per prendere il controllo della Terra o la città di riferimento. Chiaramente queste interpretazioni, queste traduzioni, quindi le interpretazioni aggiuntive con la creazione, no, di tutta una mitologia, sono state effettuate da Sitchin, sono avversate dagli studiosi, noi non sappiamo chi fossero questi Anunnaki, ma appunto siamo qui per cercare di capirlo e farci un'opinione in merito. Aggiungerei ancora una cosa. C'è un particolare che è molto interessante. Tutte queste tradizioni antiche, ma andiamo dalla Bibbia, ma altre comunque nell'area medio orientale, vi è la questione dei giganti. Questi giganti, visti anche nelle tradizioni nordiche, insomma, ci sono questi esseri più grandi che erano o nemici o comunque potevano essere semidei che in qualche maniera dominavano sui terrestri che vivevano all'epoca. La questione è di se queste persone erano veramente molto molto più alte o meno, o se venivano identificate più alte in senso generale, no, quella è una grande persona nel senso di potente, eccetera, perché in effetti in altre traduzioni, piuttosto che giganti, vengono identificati, come anche nella Bibbia, gli eroi, e quindi dall'etimologia sappiamo che questi erano dei mezzosangue o comunque discendenti da questi potentici dei. Quindi ripasso la parola al Reverendo Perry, proseguo della sua disquisizione. Ecco, e quindi chi erano questi giganti? Cominciamo col dire che il termine ebraico Nephil, certo la lingua ebraica si presta a molti giochi di parole, a molte sovrapposizioni, quindi il discorso non si conclude a quello che diremo oggi, ma ne parleremo ancora, e comunque trovate la cosa spiegata più nel dettaglio nei libri che vi presentiamo. Nel testo L'alba degli dei ho parlato in maniera assai ampia della vita e della storia di questi cosiddetti giganti dal punto di vista storico, e quindi dicevo, il termine ebraico Nephil indica un fellone, uno spaccone o semplicemente un violento, come utilizziamo ampiamente nel testo italiano. Più precisamente si tratta di tiranni che esistono, come dice Genesi, sia prima che dopo il tempo di Adamo.
Nel contesto mesopotamico si tratta di quelli che vengono chiamati Lugal, ovvero Lu uomini e Gal grandi. Ma di là da essere una fantasia, una simbologia o un mito, si tratta molto semplicemente del titolo che veniva adottato in quella fase storica, attorno al 2500 a.C., per indicare i sovrani a capo delle città-stato fortificate che andavano formandosi proprio in quell'epoca. Per cui Genesi 6:4 si legge semplicemente, se vogliamo parafrasarla in chiaro: in quei giorni regnavano sul paese i sovrani sumeri, e anche dopo, quando i discendenti della divinità solare, ovvero i figli dei sacerdoti, si unirono alle figlie della gente comune, dando vita a figli di etnia mista contrariamente alle leggi, che furono poi portatori di rinnovamento. E questi rinnovatori della civiltà sono poi gli stessi personaggi etichettati come semidei nei miti ellenici. Quindi ricordiamoci che i testi sacri in generale, perlomeno quelli arrivati sino a noi, sono tutti opere letterarie composite che incorporano e integrano vari strati letterari prodotti nel corso di alcuni millenni. Se consideriamo i primi testi fissati a Sumer tra il 3000 e 2500 a.C., e i rimaneggiamenti biblici fino al 1200 a.C., peraltro mai cessati, stiamo parlando di strutture testuali che si sono formate nel corso di oltre 4000 anni, e credo sia facile rendersi conto del fatto che la complessità che hanno raggiunto, se vogliamo dire come riassunti, è molto alta. Ma quindi, se i Semiti non hanno origine né in Egitto né in Mesopotamia, allora da dove vengono? L'origine della letteratura semitica inizia ai tempi di Sargon di Akkad, che conquista la Mesopotamia nel 2340 a.C. e fluirà nel testo biblico secondo le modalità e i tempi che trovate spiegati nel libro L'Alba degli Dei. Quindi, parlando della questione mesopotamica, possiamo notare che gli esiliati a Babilonia, ovvero nella città di Ur, erano ovviamente entrati in contatto con la religione a quel tempo praticata in città. Certamente era stato così, anche perché gli esiliati facevano parte, ricordiamolo, solo della classe colta di potere, ossia politici e sacerdoti, e quindi il contatto con il mondo religioso faceva parte della loro professione, anche se a quell'epoca e in quel luogo non avevano più titolarità all'esercizio del potere. All'epoca dell'esilio babilonese, in Mesopotamia aveva una grande influenza lo zoroastrismo, ovvero la religione promossa dal profeta Zarathustra o Zoroastro, un profeta considerato del libro in quanto promuoveva l'uso del testo sacro chiamato Avesta. Lo zoroastrismo è considerato il primo monoteismo, ma in effetti l'antica religione di cui abbiamo già parlato era monoteista. Semplicemente tra i tempi più remoti e l'epoca di Zoroastro è intercorso un periodo in cui il politeismo era seguito dalla stragrande maggioranza delle persone. Quindi, dato lo zoroastrismo, troviamo che la divinità suprema era Aurammazda, detto anche Hormuz o Ormuz, che è semplicemente una contrazione fonetica, ovvero la grande luce. Il nome Hormuz lo troviamo anche oggi, ad esempio nello stretto di Hormuz, che dà accesso al Golfo Persico. Chiaramente Aurammazda lo ritroviamo poi a Canaan come divinità solare. Questo dio aveva un contrappunto, un fratello malvagio che si chiamava Ahriman. In Genesi, seppur non detto, notiamo i parallelismi tra quel misterioso dio che cammina in forma umana assieme ad Adamo e quel serpente tentatore, assunto che il serpente è solo un simbolo e quindi il tentatore è un personaggio in forma umana, e l'analisi tradizionale vuole che sia il fratello del sovrano o dio. E da questa divinità, da Aurammazda, sarebbero nati Spenta Mainyu, sostanzialmente l'uomo buono, dove Mainyu equivale all'inglese man e Angra Mainyu, ossia l'uomo cattivo, e notiamo l'assonanza tra Angra e l'inglese hunger, bramoso. Ma si tratta in effetti di nuovi appellativi attribuiti alle vecchie divinità del bene e del male. Questa seconda fase trova però riscontro nei testi extrabiblici, così come di fatto anche nella predicazione di Gesù, che proviene dalla stessa scuola.
Chiaramente esistono anche altre interpretazioni di questi due nomi secondo le scuole di pensiero persiana e araba, dove li si associa a espansione e costrizione oppure a luce e tenebra, ma senz'altro l'interpretazione della scuola ebraica è che il ricco solitamente è il malvagio, mentre il povero è la vittima. Il campo di battaglia, infatti, tanto di queste divinità così come di ricchi e poveri, è il mondo. In questa artificiosa struttura padre-figlio, in cui il padre è un fratello, troviamo sostanzialmente il caso di Abele e Caino, figli di Adamo, dove questi, primo uomo e Dio sulla terra, o semidio per dirla in termini ellenici, o sovrano, ha un fratello. Là dove sussiste la sovrapposizione tra El e Adamo, di cui abbiamo già parlato nelle precedenti puntate, vediamo che il serpente di Genesi altri non è che il fratello del sovrano di Eden. Accade infatti che Apollo da bambino strangoli il serpente, riprendendo peraltro le simbologie legate alla dea Tanit, che a sua volta ha dietro di sé tutta una sua storia. Di questo tema abbiamo parlato tanto sul piano simbolico quanto storico. Quindi i discendenti di Spenta Maeniu erano detti figli della luce, mentre quelli di Angra Maeniu erano i figli delle tenebre. Ma chi in questa fase stabiliva cosa fosse bene e cosa fosse male? I figli della luce erano detti anche figli di Sadoc e svolgevano prevalentemente la funzione di sacerdoti. Notate come il nome Sadoc sia sostanzialmente uguale a quel Sedecia di cui abbiamo parlato riguardo la storia dei sovrani religiosi di Israele, quindi con il significato pratico di re giusto. Troviamo lo stesso nome in 1 Cronache 12:28 nella forma Zadok, dove questi partecipa alla battaglia fornendo uomini a re Davide. Poi in 1 Re 1:39 lo vediamo in qualità di sacerdote ungere re Salomone, conferendogli l'investitura regale. Sadoc o Zadok è un sacerdote nella discendenza genealogica di Aronne, quindi i seguaci di Spenta Maeniu venivano guidati dai figli di Sadoc, ovvero i sacerdoti sadociti, altrimenti detti sadducei. Sadoc, in effetti, come già potevamo aspettarci, non è un nome proprio, ma è il titolo assunto dal sommo sacerdote al tempo di Salomone, quindi l'alto sacerdote del primo tempio. Ecco, per quanto riguarda i sadducei, noi sappiamo che questa nasceva come una corrente religiosa, poi in verità con il tempo si trasformò in una corrente anche politica, perché i sadducei dominarono come sacerdoti per lungo tempo il tempio di Gerusalemme. Ma come erano nati i sadducei? I sadducei nacquero come una separazione, non vorrei dire una setta, perché però comunque l'ebraismo non è strutturato come una religione come la intendiamo noi in Occidente, quindi ogni corrente in realtà vive un po' a sé stante. Inizialmente nell'ebraismo vi era un pensiero unico, perché comunque i sacerdoti indicavano quelle che potevano essere le idee fra virgolette religiose, anche se non esiste una vera teologia, ma con il tempo potevano cambiare, ma vi era un pensiero unico. Questo pensiero era più dettato dalle tradizioni piuttosto che da quanto vi era nella Bibbia, perché la Bibbia sappiamo che è un libro storico, quindi non è che dia delle indicazioni teologiche. Le indicazioni teologiche dalla Bibbia le vediamo noi con un occhio occidentale, ma in realtà non esistono. Quindi queste tradizioni portate avanti dai rabbini o comunque dagli scriba prima per nei secoli, ecco che avevano portato a quello che diventò il pensiero ebraico dell'epoca. Fra queste tradizioni vi era anche il fatto della
che il corpo umano ad un certo momento sarebbe poi risorto, o alla venuta del Messia, o alla fine dei tempi, o comunque ecco, ci sarebbe stata sarebbe stato il risorgere del corpo del defunto, ancorché poi, secondo certi punti di vista, solamente chi meritava, oppure solo gli ebrei, oppure tutti, insomma, in base ai punti di vista. Questo ovviamente non lo ritroviamo nella Bibbia, però era credenza comune. Ecco che con l'epoca, all'epoca, la venuta del Senno Romano, la conquista del suo impero, ecco, si venne a instaurare un predominio della cultura ellenista, e quindi greca, diciamo, in tutto il Medio Oriente, non solo in Egitto, Persia, eccetera, e anche la terra di Canaan, insomma, diciamo la Palestina, vennero conquistate da Alessandro Magno e finirono nell'ambito culturale greco. Ecco che nell'ambito culturale greco entrarono delle posizioni filosofiche. Queste posizioni filosofiche portarono alla creazione di una corrente che era diversa dalle precedenti, in cui la grande differenza era sostanzialmente quella che il corpo in realtà non sarebbe dovuto risorgere, perché era solamente il pneuma, era solamente, in questa visione greca, dell'anima, assolutamente sconosciuta dal mondo ebraico fino a quel giorno. Questa era la parte che sarebbe sopravvissuta al corpo, e comunque non ci sarebbe stata la resurrezione del corpo. Questa era la grande differenza. Quindi si vengono a formare, fra virgolette, queste due correnti. Una era quella, diciamo, popolare e soprattutto presente nelle piccole località, nelle campagne, che era quella dei farisei, che erano legati alle tradizioni, mentre invece soprattutto a Gerusalemme, e soprattutto nelle classi più elevate, proprio per questi contatti con il mondo greco, o comunque la cultura greca delle nazioni accanto, ecco, venire a formarsi questa nuova visione, come dicevamo, quindi non più del risorgere di corpi, ma dell'esistenza di un'anima, che era quella che venne identificata come la corrente dei Sadducei. Con il tempo, questa, più che da una posizione religiosa, si trasformò in un partito politico, perché furono proprio per lungo tempo i Sadducei a controllare il Tempio di Gerusalemme e quindi anche la vita politica, la vita religiosa della Palestina. Fatto salvo che comunque in massima parte, nella stragrande maggioranza, erano la popolazione continuava a essere legata alle vecchie tradizioni, e quindi non a questa posizione filosofica. E quindi niente, ripasso dopo questo excursus storico, ripasso la parola al nostro reverendo. E quindi, in pratica, cosa era successo? Durante il periodo delle guerre giudaiche, gli ultimi Sadducei, che inizialmente controllavano il primo tempio, dovettero darsi la gamba, portandosi via dal tempio di Gerusalemme gli scritti che ritenevano importanti. Questi testi vennero nascosti in varie località, tra cui Qumran. La fase del secondo tempio non è di fatto un prosieguo di un dolore dal primo tempio. Durante il periodo del secondo tempio comandano infatti i farisei, che erano avversari politici dei Sadducei. Poi, verso la fine del primo secolo, i Sadducei si estinsero o vennero spazzati via, tanto fisicamente quanto come corrente di pensiero. Abbiamo detto, parlando delle guerre giudaiche, che in quel periodo le correnti religiose di Israele erano apocalittiche, ovvero in attesa di un imminente fine dei tempi. I Sadducei attendevano la venuta niente meno che di un profeta e due messia. Il profeta avrebbe dovuto essere una reincarnazione di Nathan, che era vissuto al tempo di Re Davide e che aveva sollevato l'esigenza di costruire il primo tempio. Dei due messie, il primo era quello di Israele, ovvero il suo re, vale a dire un successore in termini di funzione di Mosè, e si trattava di Adonia, o perlomeno di un suo ritorno in terra, che era stato successore di Salomone.
Il secondo messia dei Sadducei era quello di Aronne, ovvero uno dei suoi discendenti, un sacerdote, appunto Sadoc o Zadoc, e per cui sostanzialmente i Sadducei promuovevano con impulso religioso il ritorno dei loro primi significativi esponenti politici. Questo è un caso molto interessante perché permette di vedere un esempio ben definito e storicamente documentato, racchiuso in un periodo di pochi secoli in cui gli elementi e i personaggi di un dominio politico vengono trasformati in messia entro un movimento religioso. Il regime del Secondo Tempio si preoccuperà quindi di cancellare ogni traccia del passaggio dei Sadducei con un'opera protratta di distruzione del materiale ritenuto inadeguato alla nuova scuola religiosa, togliendoli definitivamente di mezzo verso il 70 d.C. Chiariamo che, essendo sacerdoti sulla linea genealogica di Aronne, i Sadducei erano sostanzialmente leviti. Pertanto, l'incorporazione nel canone extrabiblico dei testi di Enoch, come avallato dai frammenti di Qumran, è avvenuto per mano della corrente dei Sadducei, che avevano la caratteristica di essere particolarmente attenti ai contenuti e ai precetti dei testi scritti. Poiché l'incorporazione dei libri di Enoch è stata avallata dai Sadducei, quindi da Leviti, tali testi fanno parte a pieno titolo della letteratura sacra di questo filone. Nei libri di Enoch, perlomeno nel secondo libro, al capitolo 25, che è basato su insegnamenti del primo e secondo secolo, troviamo appunto ancora quel mito della creazione dualista tipico del mazdeismo. Abbiamo accennato ad Aronne e quindi cogliamo l'occasione per dire qualche parola anche su di lui. Intanto va chiarito, come ho evidenziato in L'Alba degli Dei, che tutti questi personaggi biblici erano ben più giovani di come vengono solitamente dipinti. I grandi profeti e sacerdoti di solito assumono prominenza dopo i 40 anni. Caso eccezionale, semmai quello del profeta Yeshua, Gesù, che invece diventa famoso prima dei 30 anni. In quel caso, senza dubbio, si è trattato di un talento eccezionale, oltre che di una situazione politica contingente. In Esodo 7:9 si afferma che Aaron in Egitto era un portavoce di Mosè, quindi lavorava regolarmente per lui, che era un principe egizio e fungeva da messaggero o ufficiale di contatto con il faraone, che per inciso era il fratello di Mosè. Ricordiamo il racconto biblico in cui il bastone di Aronne si trasforma in un serpente, divorando gli analoghi serpenti prodotti dai sacerdoti del faraone. Qui c'è un altro errore testuale, un errore di copiatura ben noto a tutti gli addetti ai lavori, che le case editrici che stampano la Bibbia non correggono, non si sa per quale distorto motivo. È vero che successivamente Mosè fa issare su un bastone l'effigie di un serpente, ma questo è solo in seguito e si tratta di un simbolo, un'effigie con la funzione di guidare le truppe. In realtà il bastone di Aronne, al cospetto dei sacerdoti di Akhenaton, si trasforma in un coccodrillo che divora i coccodrilli degli avversari. Infatti il termine ebraico tannin viene variamente tradotto come serpente velenoso, mostro marino, dinosauro, drago, balena. È un ventaglio un po' troppo ampio per essere ritenuto affidabile. L'interpretazione corretta la possiamo invece trovare leggendo Isaia 51:9, dove si parla di Rahab e del drago. Rahab è l'Egitto e l'epiteto indica insolente. Quindi si tratta di una critica politica che utilizza un termine dispregiativo per indicare quel paese. E quel fantasioso drago è il Tannin, si noti bene che non è un termine al plurale, finisce con la lettera N di Napoli, altro non è che il coccodrillo, simbolo del paese. In una delle scorse puntate ci siamo liberati dell'inesistente Leviatano, oggi ci siamo liberati anche dei draghi. Bene. Quindi, in seguito la Bibbia parla dell'esodo, ma della plausibilità di tutta la questione abbiamo già scritto in L'Alba degli Dei. Stavamo parlando di Aronne. La Bibbia sottolinea vari eventi in cui sia lui che in particolare sua sorella Maria e poi ancora i portavoci dei Leviti iniziano a avere forti screzi con Mosè, che si trasformano in un'ostinata ribellione. Mosè, in quanto capo militare, non si asterrà dal bruciare gli oppositori troppo scomodi. Aronne viene accusato di aver costruito il vitello d'oro con i gioielli del popolo che ne faceva richiesta.
Gioielli e beni preziosi, ricordiamolo, di cui lo stesso Mosè aveva promosso il furto nelle case dei datori di lavoro egizi. Ori, argenti e pietre preziose che risultavano del tutto fuori posto nelle desolate lande della penisola del Sinai, dove nessuno aveva nemmeno da mangiare. La cosa è curiosa in quanto il Corano, alla sura 7, versetti dal 148 al 150, esclude che Aronne abbia partecipato alla creazione del vitello d'oro, perlomeno non di sua spontanea volontà. Dal Corano apprendiamo però un dettaglio interessante. Il vitello d'oro aveva un corpo mugghiante. Non si tratta semplicemente di una figura retorica che ribadisce la forma della statua. Abbiamo già detto di come il vitello d'oro fosse un idolo legato al culto di Baal, culto proveniente dall'area di Canaan e che presso Gerusalemme lo si adorava praticando sacrifici umani, in particolare di bambini. Questo vitello d'oro, chiaramente una statua, era però, come si può dedurre dal dettaglio fornito dal Corano, un simulacro cavo come se ne realizzarono altri nel culto di Baal. All'interno della statua veniva inserito, e questa è una descrizione che troviamo in altri casi analoghi, veniva inserito il poveretto destinato al sacrificio, solitamente ben legato e imbavagliato, e veniva chiuso nell'idolo che poi veniva messo sul fuoco. La conformazione della statua faceva sì che le sue urla agghiaccianti fossero trasformate in una specie di muggito, mentre il povero disgraziato andava incontro a un'atroce fine. Detto questo, sarebbe interessante ragionare su come andavano le cose tra queste persone che facevano parte dell'esodo, che il cinema ci fa vedere giovani e vecchi come dei poveri pacifici ebrei schiavi e affamati, quando non erano né schiavi né poveri né pacifici, ma soprattutto non erano nemmeno ebrei, come abbiamo già più volte sottolineato. Detto ciò, si potrebbe verosimilmente supporre che la colpevolezza di Aronne sia un'invenzione politica, un emendamento operato dai redattori del Secondo Tempio contrari ai Sadducei. Una simile idolatria costituirebbe infatti un crimine assai consistente sul piano religioso. Tuttavia, la Chiesa Cattolica celebra Aronne come santo commemorando il 1 luglio. Evidentemente il comportamento non segue il libro sacro di riferimento, cioè la Bibbia, accordandosi semmai con la visione del Corano. Passiamo quindi a vedere i numeri 20, 22 e 29 come Mosè si fa accompagnare da Aronne sul monte. Non è il monte Cor, la dizione originale è Hor e indica semplicemente un'altura. La zona è quella di Mosera, come viene specificato in Deuteronomio 10:6. Lì Aronne muore, non viene detto in che modo, ma sostanzialmente viene eliminato da Mosè, che già era stanco abbastanza delle varie rivolte occorse durante il viaggio. Sulla morte di Aronne si faccia attenzione, perché certa propaganda gesuita del XVIII secolo, e mi riferisco in particolare alle cosiddette lezioni di Ferdinando Zucconi, ha creato confusione attribuendo al Tanakh simbologie del tutto inventate. Secondo Zucconi, infatti, Aronne morirebbe in un letto dentro una grotta sul Monte Cor con un bel lumino acceso mentre osserva il figlio che viene investito del ruolo sacro da parte del fratello, ossia da parte di Mosè. Fate sempre attenzione a quello che leggete e verificatelo sempre. In ambito religioso è sempre molto facile cadere vittime di testi spazzatura di epoca tarda. Poi chiaramente tutti si mettono a copiare senza verificare il testo ebraico e quindi gli errori si moltiplicano. Per cui ricordate che lo spartiacque è il 135 d.C. L'unico testo successivo che considereremo per le nostre analisi è il Corano. Tutti i testi successivi, in particolare proprio quelli medievali europei, sono frutto di pura fantasia politica. Chiaramente mi riferisco alle versioni originali. Ora, siccome la Bibbia è stata scritta dopo il 135, ho sentito dire che per capire Enoch bisogna conoscere bene la Bibbia. No, assolutamente no. Semmai è vero il contrario. Se non si capisce Enoch, non è possibile arrivare a una lettura trasparente della Bibbia. E chiaramente bisogna conoscere un minimo di storia, perché basare la fede solo sul testo della Bibbia è come mettere l'acqua in un'anfora piena di crepe. Ricordiamo sempre che la letteratura ebraica, in particolare quella a tema religioso, è ricca di continui giochi di parole, non casuali ma voluti e ricercati, che creano ambiguità e doppi sensi come precisa scelta degli autori, in modo da poter nascondere un significato solitamente storico-politico
spesso di carattere rivoltoso, utilizzando come paravento il motivo religioso. In effetti, il tema religioso di quell'epoca è assai più sintetico e semplice rispetto a quanto descritto nei testi sacri ebraici. I tre libri di Enoch mostrano uno dopo l'altro proprio la progressione di questo fenomeno di appesantimento del messaggio scientifico-religioso originale con i temi politico-rivoluzionari. La materia che più si avvicina alla religione non è infatti la storia, che è un fatto umano, ma la scienza, che rappresenta il tentativo di comprendere Dio, o potremmo anche dire la causa prima, attraverso l'analisi del creato. L'uomo qui sulla Terra è solo fonte di problemi e interrogativi. Se vogliamo delle risposte, dobbiamo guardare in un'altra direzione, verso il firmamento. Ma ottimo, direi che anche oggi abbiamo avuto modo di imparare tutta un'altra serie di informazioni su cui possiamo fare i nostri ragionamenti e direi che possiamo ringraziare il nostro reverendo Marco Lupi Speranza per l'apporto che anche questa volta ci ha dato, e gli passerei la parola per i saluti. Sì, bene, per oggi è tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata. Benissimo, quindi io vi ringrazio tutti per l'ascolto, vi do appuntamento per il prossimo video che sarà interessante come precedente. Ringraziamo ancora il reverendo Marco Lupi Speranza, grazie a tutti voi e arrivederci.